Osmoderma eremita è la specie che dà il nome al progetto LIFE. Gli adulti sono di colore nero bronzeo e i maschi emettono un profumo che ricorda la pesca. Per questo viene comunemente chiamato scarabeo eremita odoroso. La larva vive all'interno di cavità di alberi immaturi di latifoglie, sia in boschi di collina sia di montagna, anche oltre i 1000 metri di quota o nei filari di pianura. Questa è la trappola a feromoni che utilizziamo nell'ambito del progetto LIFE Eremita per monitorare la presenza dell'osmoderma eremita. Il feromone non è altro che un profumo, un odore emesso dal maschio per attirare la femmina dell'osmoderma. Le femmine arrivano in volo, scambiano le pareti scure della trappola per una cavità all'interno di una pianta, quindi battono contro queste pareti, cadono nell'imbuto e finiscono in questo barattolo posto alla base. Ovviamente noi non dobbiamo far morire questi insetti, il nostro scopo è solo monitorare la loro presenza, quindi questo barattolo è forato in modo da far circolare l'aria. All'interno c'è un tovagliolo di carta, un muschio o foglie umide in modo che insomma l'insetto non si surriscaldi se la trappola è colpita dal sole. Questi buchi servono anche a far scolare acqua in caso di temporali e noi monitoriamo appunto la presenza eventuale di questo insetto controllando queste trappole appese agli alberi ogni giorno durante il loro periodo di attività. Sono venuta qui in questo sito perché sapevo che potevano esserci degli alberi vetusti adatti per osmoderma. Queste piante le mappiamo e prendiamo una serie di dati, punti GPS, e prendiamo la circonferenza delle piante, l'altezza e valutiamo anche la quantità di legno morto. Questa qui è rosura estratta dall'interno di un castagno ed è molto importante per lo sviluppo di tantissime specie di insetti. Questo in realtà è legno decomposto, anche grazie all'azione di questi insetti che quindi contribuiscono un po' a fertilizzare il bosco. La specie è oggi seriamente minacciata dalla forte riduzione della disponibilità di alberi cavi, in conseguenza delle utilizzazioni forestali e della rimozione dei filari in pianura. Obiettivo del progetto LIFE Eremita è favorire la diffusione di osmoderma eremita attraverso la creazione di nuovi alberi habitat e nel contempo la promozione di forme di gestione forestale in grado di assicurare la presenza della specie nel lungo periodo.